Questo è Ciccio a margine fronte azzurra. Si sta gustando la carota in pace. La persa. Ciao. 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 Saluta Ciccio. Ciao. Ciccio. Ciao. Ciccio. Ciao. Ciao Ciccio. Tu e Fabio invece. Saluta Fabio. Ciao. Guardate come larga la coda. Ciao. Ciao a tutti ragazzi, come avete visto questo era Ciccio a margine fronte azzurra e oggi voglio spiegarvi un po' il comportamento. Come sapete non ne ho uno, quello che avete visto in negozio dove lavoro io, e a margine fronte azzurra ce ne sono di varie specie, c'è fronte azzurra, fronte gialla, fronte rossa, fronte bianca credo, e come vi sto dicendo vi spiegherò un po' i suoi comportamenti. E innanzitutto le maschere e le femmine non si possono conoscere all'osservazione ma tramite l'esame del DNA. Depongono le 2-4 uova e il periodo di riproduzione è da luglio a settembre. Cercano di nidificare sempre nello stesso nido e nelle piante ovviamente, e in cattività. È una cassetta di legno la più grande che ci sia, e i piccoli sono pronti a spiccare il volo dopo i 9 mesi di vita, però rimangono con i genitori e le loro cure per altri 2 mesi. Mangiano e sono onnivori, infatti mangiano tanta frutta, tanta verdura. Poi in cattività il misto per pappagalli esotici, quello con i girasoli. E come avete visto possono anche imparare a parlare, infatti Ciccio parla, non ho detto grandi cose, però c'è anche meglio che niente. Fabio gli dà anche il misto, quello per pappagalli. Gli dà anche un altro tipo di mangime che vedrete, lasciate le immagini. Gli dà il pastoncino giallo che avete visto anche nei miei video che uso anch'io per i miei animali. E poi gli dà tanta frutta e tanta verdura. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciatemi un commento, un mi piace. E ciao ragazzi! E lui è Ciccio, a margine fronte azzurra. Visto Ciccio? Ciccio! Ovviamente non ci sceglieremo il 49, non ho niente contro di lui, anzi ciao Mirko, ti saluti, sono grande. E non so perché mi chiamato così sto pappagallo, boh, mi tornerò prima o poi. E niente, spero che questo vlog vi sia piaciuto, per me è tutto e ci vediamo nel prossimo video. Salute Ciccio!